Tumioto Saverio, bisnonno Tumioto Saverio. Questa per lei è una festa doppia? Dove? Tripla, perché spero di diventare trisnonno. A Ponte di Piave la festa dei nonni va in scena così. Nel palasport i più giovani del paese incontrano e festeggiano i meno giovani. E oggi i bambini hanno regalato loro uno spettacolo ai loro nonni. Grazie alla collaborazione con le Acli di Treviso abbiamo offerto questo spettacolo in una maniera un po' insolita, proprio i ragazzi che hanno invitato i nonni al loro spettacolo di burattini. Ed è stata l'occasione per ringraziare il gruppo Insieme e anche Volontari Ponte, che sono le nostre associazioni che curano i trasporti, oltre agli ospiti della casa di riposo. Nonni che infatti ricoprono un ruolo attivo non solo in famiglia, dove spesso sono insostituibili, ma anche nella società. Perché è un tramando non solo della tradizione ma della vita. Loro hanno un bagaglio culturale e di vita che è qualcosa di prezioso ed è importante per noi più giovani saperli valorizzare, saper direi attingere a questo bagaglio. Io faccio il nonno vigile e loro mi vogliono un sacco di bene. Si sono affezionati perché tu ti comporti come fossero tutti i tuoi nipoti e di conseguenza loro ti riconoscono veramente come uno della loro famiglia. Nonni e volontariato, un connubio molto stretto e un valore da sostenere. Questo furgoncino, donato da una cordata di imprenditori del paese, servirà al trasporto di anziani e altri bisognosi. A guidarlo anche i nonni, arruolati per così dire tra i volontari. Questo mezzo è molto importante per noi e organizziamo e gestiamo appunto tutti questi viaggi che sono dedicati alle persone, ai cittadini meno abbienti e che hanno bisogno. Abbiamo dimostrato anche di fronte a tutti che tutti assieme si può fare qualcosa di buono per i nonni e anche per i giovani che vengono domani.